La mia esperienza proviene da una famiglia di retailer, per cui diciamo mio padre e mia madre che hanno da sempre questi negozi molto moda, molto fashion, sin dalla fine degli anni 50, e diciamo io sono cresciuto in questo tipo di, come dire, di estetica, di anche in qualche modo, come dire, di esperienza. Da lì poi appunto ho sempre fatto gli studi artistici a Lecce, al liceo artistico, poi a Milano all'Accademia Brera. Quando ho finito Brera ho iniziato un percorso invece di viaggio e ho fatto un'esperienza molto importante e formativa dal punto di vista professionale proprio nel design in Giappone, appunto con Yohjima Amano, che è un grande maestro, ma all'epoca era diciamo l'astro nascente della moda mondiale, parliamo dei primi anni 80. Ho avuto la fortuna di entrare a Tokyo proprio a fare questa esperienza con un unico straniero lì, e lì in qualche modo ho appreso l'altra parte della medaglia, cioè come si fanno le cose. Per me fondere la tradizione e guardare al futuro è uno proprio dei come dire, è una delle regole su cui sviluppare qualsiasi progetto, perché ignorare la tradizione vuol dire non avere anche la percezione delle strutture di base delle cose, e ignorare il futuro vuol dire rinchiudersi appunto in delle cose che poi sono stantie, che non hanno in qualche modo l'energia e la vibrazione che è necessaria per fare i prodotti che vivano nel nostro tempo. Questa ossessione mi ha portato a sperimentare molto, perché appunto base sartoriale è comunque una base tutto sommato molto tecnica, molto costruita, molto, molto appunto antica, con appunto tecnologie come le fusioni, non so, noi siamo stati fra i primi al mondo a fare alcune lavorazioni di laser innovativi con delle fusioni, diciamo, di tessuti molto spostati verso il naturale, cioè per cui abbiamo preso la tecnologia diciamo, che si usa negli abiti tecnologici da montagna, eccetera, l'abbiamo portata nell'alta moda, questo tocco magico, diciamo, che solo noi italiani riusciamo ad avere in questo senso. E questa necessità, questo obbligo invece a sperimentare, a guardare quello che il futuro ci offre, le opportunità meravigliose, ha una chiave, secondo me, anche di seduzione fantastica. La moda va dalla moda come quella che faccio io, che è una moda d'avanguardia, di super tendenza, di lusso giovane, diciamo, fino al prodotto invece di diffusione di massa. Qui, diciamo, è un cappello molto vasto e bisognerebbe fare delle distinzioni, perché sono dei mondi proprio con delle logiche completamente diverse. Quella moda che faccio io c'è sempre stato un po' frainteso, come se fosse quasi un mondo, vuol dire, staccato dalla realtà. No, c'è sempre stata l'impresa. Il successo della moda italiana degli anni Ottanta era un successo esclusivamente legato a degli imprenditori con dei nomi e cognomi, cioè nessun designer come Mani, Versace, insomma, quei grandi nomi di quegli anni lì sarebbe mai venuto fuori senza dei grandi imprenditori. Come si traduce questa cosa? Si traduce in progetti reali, cioè in progetti che hanno dei costi, in progetti che hanno, come dire, delle misure, degli standard, hanno la capacità di creare un prodotto che poi sul mercato ha una sua dimensione economica, una sua dimensione d'immagine e una sua forza. Si traduce poi nel creare un allure, nel creare una magia che è fatta di identità fortissima, per cui un brand avere un'identità che oggi è la parola chiave vincente nel mercato globale, cioè essere riconoscibile, essere riconducibile a un sogno, a un'idea estetica. E si traduce nell'unire appunto questa magia, questa capacità di creare il sogno in uno stile molto preciso, nell'affiancare un'industria che deve essere assolutamente efficiente, matura e super competitiva. Questa è poi, diciamo, la chiave magica. Una chiave magica molto facile da raccontare, ma difficilissima da realizzare.